Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di domotica, in cui ci allontaniamo per un attimo da ASIO, da SwitchHand, da tutti i sistemi di domotica che abbiamo visto in passato e che continueremo a vedere. Questo video vuole essere però un po' una divagazione nel mondo Xiaomi, perché come vedete sono qua pieno di sensori Xiaomi, insomma tutti i sensori della domotica, e vedremo come configurarli tutti con l'app. Qua davanti a me ho il gateway, questo qua è il gateway MIDI. Ho due sensori di rilevazione umani, quindi a infrarossi, della Aquara, due pulsanti wireless della Migia, pulsanti che come vedremo sono piuttosto comodi perché hanno ciascun pulsante ha tre funzioni: si può premere una volta, premere due volte oppure tenere premuto e fa tre azioni diverse, tutte impostabili. E infine abbiamo questi sensori. Sono sensori di movimento, comodi da mettere sulle finestre o sulle tapparelle, e appena vedono movimento fanno qualcosa. Nel mio caso saranno usati per l'allarme. In ultimo qua, proprio qui dove avete lo spazio vuoto, i sensori di porta finestra, quelli classici con il magnete, quindi composti da due parti, e quando vengono separati danno l'allarme. Quelli lì mi stanno arrivando, li ho presi più tardi di questi perché sono andati in offerta successivamente su Gearbest o su Banggood, non mi ricordo da dove. Comunque qualsiasi sia il sito dove li ho comprati, non sono ancora arrivati, quindi fate conto che comunque ci saranno all'interno dell'ecosistema, ma oggi vedremo per ora questi qui. Allora partiamo subito ad unboxare tutta la roba, perché comunque dovremo utilizzarli. Ho il gateway, come vi ho detto, gateway che ha l'altoparlante qua sopra, altoparlante che ci permetterà di sentire la radio oppure di suonare tutti i vari allarmi, connessione wifi 2.4 GHz e connessione Zigbee, perché tutti questi sensori funzionano con protocollo Zigbee. È un protocollo che è molto meglio del wifi per questi sensori, consuma molta meno corrente, e inoltre ciascun nodo di una rete Zigbee fa anche da ripetitore per i nodi successivi. Anche le Philips Hue funzionano con Zigbee, giusto per farvi capire. Quindi più dispositivi avete, più la vostra rete Zigbee si espande e più potete connettere dispositivi lontani. Magari io connetto questo dispositivo dall'altra parte della casa e lui direttamente non ce la farebbe a prendere con l'unico gateway che c'è in casa, ma gli altri dispositivi fanno da ripetitori e quindi si crea una specie di ragnatela, e quindi lui basta che prenda fino al sensore più vicino a lui, e non fino al gateway. Vabbè, questa qua era un po' una divagazione. Quindi abbiamo il gateway che ci serve, perché tutti questi sensori non hanno wifi ma hanno solo Zigbee. Questi sono i sensori di presenza umana a infrarossi. Hanno un comodo piedistallo orientabile a 360 gradi. Ha biadesivi dappertutto, biadesivo qua dietro, biadesivo qua davanti e qua sotto al sensore, che è pure gommato perché è fatto anche per essere appoggiato così. Voi potete appoggiarlo così sopra un mobile e avere un ottimo rilevatore di umani senza dover attaccare cose. Poi abbiamo il pulsantone, è piuttosto grosso ed è tutto premibile, quindi comodo anche da trovare al buio, immagino. Fa un bel suono clack quando lo premete, e come vi dicevo prima si può fare doppio tap, tap prolungato o tap singolo, che poi dico tap ma in realtà non è touch, è semplicemente un interruttore, però è wireless, è tanta roba. Tutti questi sensori hanno delle batterie che comunque durano talmente tanto che non dobbiamo preoccuparci. Ultima cosa è il sensore di shake, questo sensore di movimento, eccolo qua, è piccolino, vedete questo quadratino così, ha solo queste due linee ondulate che lo contraddistinguono come sensore di movimento, anche lui il biadesivo dietro e ovviamente la scanalatura per inserire una moneta e svitare lo sportello se vogliamo cambiare le batterie. Ok, ci siamo, sono riuscito a recuperare un buon 0% di batteria del telefono. Cominciamo a connettere i vari sensori, le varie cose. Ho appena scaricato l'app Mi Home, quella della Xiaomi, però ancora uno step precedente a scaricare l'app. Mentre sfogliavo distrattamente i manuali delle istruzioni aspettando che il telefono recuperasse questo ottimo 0% di batteria, ho effettivamente notato una cosa che sapevo ma che è meglio specificare nel video, che i sensori Aquara sono compatibili con il mercato europeo e hanno anche le istruzioni in inglese, hanno un ottimo plico di istruzioni in tante lingue, quelli Aquara. Quelli
quelli midia invece, che hanno questa faccia di gatto tagliata a metà invece del logo Aquara, sono compatibili solo con il mercato cinese. Questo non è che ce ne frega assolutamente niente, perché tanto si devono connettere al gateway. Sapete solo due cose: uno, non troverete le istruzioni in nessuna lingua diversa dal cinese per i sensori Aquara, e due, questi sensori non li troverete negli store europei, quindi questi qua non li troverete mai su Amazon, dovete andare a comprarli dalla Cina, da Gearbest o Banggood. Comunque, dicevamo, programma, va bene, eccoci qua. Dove siamo? Allora, invece di regioni europee, io gli dico Cina, in modo da essere compatibile con tutto quanto. Cina continentale, tiè. Ok, comunque l'applicazione resta in italiano, anche se gli ho detto che sono in Cina. C'è solo la pubblicità in cinese, ma chi se ne frega, è anche piacevole. Vado anche a fare il login con il mio account Midia, che ho già, almeno dovrebbe essere l'account Xiaomi, spero che coincidano. Ok, perfetto, ora sono loggato. Ok, pronti qua sull'app, potremmo connettere i sensori? No, perché questi sensori, come vi ho detto, si connettono solo col protocollo Zigbee. Loro si connettono al gateway, quindi è il gateway che dobbiamo andare ad alimentare e a connettere per primo all'applicazione. Ho già qua un'ottima prolunga con spina cinese, sì, perché il gateway è il gateway Midia e ha la spina cinese, però qualsiasi negozio cinese si rispetti, Gearbest e Banggood almeno lo fanno, ti regalano sempre l'adattatore cinese assieme, te lo inseriscono nel pacco già loro perché sanno che sei europeo. Andiamo a alimentarlo in questa maniera. Si accende una luce gialla attorno. Ah, esatto. Ok, però mi dice un nuovo dispositivo trovato, tocca per connetterlo. Fantastico, quindi è già lui che ci pensa a contattare l'applicazione trovandola attiva. Inserisco la password del wifi, lui si connette. Lui ora deve connettersi, intanto nel frattempo la luce è blu, non so se lo vedete. Comunque questa luce è piuttosto comoda perché sarà abbastanza potente e può fare già lui da luce RGB, che può stare sempre accesa nella stanza, è comodo. Quando sono spenti i lampadari può rimanere acceso lui. Sta calmo signor cinese. Perfetto, nome dispositivo. Lo chiamerò semplicemente Gateway. Seleziono la posizione, direi che lo metterò in salotto e faccio usalo ora. Ok, adesso abbiamo il nostro gateway qua sulla schermata principale. Allarme disattivato, quindi lui sa già che, cioè, la modalità allarme è già una delle modalità predefinite che ci consente di fare. Vedete, luce notturna, perché effettivamente sì, può fare da sveglia, comodo se serviamo in camera, ma in soggiorno dubito che mi possa servire una sveglia. Posso impostare la lampada RGB, guardate che luminosa, cioè, lo vedete? Sì, lo vedete? Guarda, ora è blu, ok, ora è viola, è tanto luminosa, probabilmente voi la vedete bianca addirittura da quanto è luminosa, però vi assicuro che è proprio un bel colore RGB. Impostazioni volume, allora volume allarme lo metterei qua. Ok, volume allarme direi che va bene. Volume campanello, sì, perché potrebbe fare anche da campanello. Potremmo usare uno di questi pulsanti qui, attaccarlo fuori dalla porta e fare come campanello. Lui suona il campanello in tal caso. Farà un suono... Farà un suono piuttosto elevato, però è giusto perché così lo sentite in tutta la casa. Aggiungi dispositivo figlio. Oh, è qua che ci voleva. Guardate quanti sensori possiamo aggiungergli. Ma ci sono anche un sacco di cose. C'è tipo il controllore di persiane Aquara. Cioè, probabilmente deve essere proprio il motore per girare le persiane. Tre modelli di cappa da cucina, la lavastoviglie Xiaomi, non ci credo, la voglio. Quattro tipi di poltrona massaggiante Xiaomi, ma io sto scoprendo un mondo. Questo Aquara Door Window Sensor che c'è adesso in centro dello schermo è quello che ho preso, ma mi deve ancora arrivare. Mentre esiste anche quello Mi, però costa un po' di più. Cominciamo da Aquara Motion Sensor, che è lui. Bisogna tenere premuto il pulsante per 3 secondi. 2, 3, finché non lampeggia la luce blu. Perfetto. Okay. Sembrava una frase soddisfatta di conferma, Sarà riuscito? No, è crashata l'app. Ah, ok, si era solo buggata l'applicazione. L'ho semplicemente chiusa e riaperta, ma proprio killando la mano. E ora funziona, quindi ho aggiunta completata, ho aggiunto il primo sensore di movimento. Ok, questo qua va bene, il primo lo metterò in salotto. Bene, e via uno, ok. Perfetto, confermato. L'applicazione me lo conferma anche lei. Questo qua sarà in cucina, successivo. Ok, adesso sulla nostra app Mi Home abbiamo già tutti i dispositivi listati.
Mi dice che l'infrarosso del soggiorno, ad esempio, ha visto un movimento alle 10:57, ma immagino che se ci passo la mano davanti, corridoio movimento rilevato, salotto movimento rilevato, mi arrivano le notifiche, che figata, ok, l'allarme funziona un sacco. Ok, molto più velocemente proviamo a settare una prima basilare allarme con solo i sensori Xiaomi, poi la vedremo fare, come farla avanzata con Hassio, con tutti gli scenari, le cose, che si possa attivare anche inviandole un messaggio Telegram, che si possa attivare a comandi vocali con Google, eccetera. Eccetera, però giusto così basilare, vedere come funziona con solo l'applicazione Xiaomi Home. Allora, automatico, ad esempio, vediamo proteggi la casa. Dispositivo di attivazione allarme, perfetto. Aggiungo i quattro sensori di allarme come attivatori di allarme. 5 secondi di ritardo, ma potrei mettere anche di più, potrei mettere fino a 1 minuto, come vi ho detto, ottimo questa cosa perché ci dà il tempo di uscire di casa. Impostazioni aggiuntive, allora, volume al massimo. Suono, adesso speriamo che i vicini non arrivino allarmati, non chiamino la polizia. Ah, allora, qua mi levo il cappello che non ho. Allora, ci sono le varie suonerie per l'allarme. E abbiamo come tipo di suoneria per l'allarme urlo del fantasma. Cioè, chi non ha mai sognato un allarme che fa l'urlo del fantasma? Adesso le sentiamo. Allora, numero uno. Grazie. Ok, non sapevo come farlo star zitto. Perfetto. C'è anche il tempo di allarme, cioè che l'allarme suona per 30 secondi. Metterei anche di più, magari mettiamolo anche che suoni 1 minuto, giusto così proprio per cattiveria. Avete sentito che comunque sono delle allarmi parecchio fastidiose e lui è parecchio potente. Cioè, non so se voi avete potuto sentirlo perché avete un microfono, quindi vi assicuro che dà fastidio. Mi stava facendo male, ho dovuto mettere la mano. Addirittura può fare i cani? Ah, è proprio credibile. Sì, aspetta che scappo. No, mettiamo un allarme standard. Mi sembra quella della Polizia 2. Comunque si possono aggiungere anche ringtone. Quindi posso anche registrare la mia voce. Posso dire, ehi tu, vattene via da casa mia. Oppure mettere una musica e mettere un MP3 che vogliamo noi. Questo qua mi piace. Questo qua mi piace. Caccio al massimo, spero che non parta perché. Caci! Ah, tra l'altro molto interessante, si possono mettere più hub per fare ridondanza, perché così se viene staccato uno, gli altri danno l'allarme e hanno il tempo, cioè è difficile che vengano staccati tutti contemporaneamente, è quasi impossibile. Quindi potete mettere più Xiaomi hub per ridondanza, per fare una roba super robusta. Ciascuno di quelli è connesso ai sensori, è un allarme impossibile da sradicare, a meno di togliere la corrente da casa. Ovviamente se uno toglie la corrente da casa. Ok, se io faccio allarme... Ok, mi dà 5 secondi per uscire di casa perché gli abbiamo passato 5 secondi e poi fa un bel blink di allarme attivata. Adesso, se io passassi la mano davanti al mio sensore a infrarossi, tac, e allarme a parte, mi ha mandato anche la notifica sul telefono. 23 e 13, soggiorno movimento. Quindi mi dice subito la stanza. Cosa è successo? Se ha visto una persiana, un movimento di persone o qualcosa. L'orario, riattiviamo l'allarme perché voglio vedere anche i sensori di movimento. In teoria questo qua appena lo tocco... No. Sì. Ci ha messo un attimo, ma... Quindi sì, appena l'ho toccato, ci ha messo giusto quei 2 secondi di ritardo, ma poi è partita l'allarme. Che adesso, ve lo ricordo, è al volume minimo, ma se la caccio al volume massimo, questa qua ti sfonda tutti i timpani possibili. Ah, eccolo qua, vedi, enable arming mode. Perfetto, se lo premo una volta. Ok, ho appena attivato l'arming dell'allarme quando premo questo. Vediamo se funziona. Yes, perfetto, perfetto, ok. Ora l'allarme è innescata e... Però non ho messo un modo per disattivarla. Quindi l'impianto d'allarme già così potrebbe esserci. Poi, come vi ho detto,
Lo svilupperemo ulteriormente nei prossimi video, inserendo la possibilità di controllarlo da Google Home e Alexa con comandi vocali, insomma, integrarlo in Asio, mettere tutti gli scenari. Ma per questo video sulla domotica Xiaomi è tutto. Con la bellissima luce blu del gateway, che voi probabilmente vedete bianca, vi ricordo di mettere un pollicione sul video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo, non lo so, mercoledì prossimo a luna, ma non so cosa deve uscire, non so neanche quando esca questo video. Quindi semplicemente mi limiterò a dirvi ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!